Allora, siamo qua con Ciro Esposito in via Giovanni da Procida, Monte di Procida, perché tiene da dirci una cosa. Questo posto arrivano tutte, vengono convogliate quasi tre quarti delle acque reflue del paese di Monte di Procida. Queste acque poi a sua volta qui hanno una separazione da una ghigliottina che permette in caso di alluvione o in caso di emergenza di andare a mare attraverso quel pozzo a vortice che vediamo di fronte. Pozzo a vortice che sono anni che non viene né manutenzionato e né pulito, perché basta andare là sopra con la telecamera e si vede perfettamente, a parte che mancano proprio le coperture, i tombini sopra, ma quando addirittura dentro c'è di tutto e di più, di compensati, materassi, e non viene mai pulito. Quindi per la meno la prima domanda è questa: in caso di un'alluvione, che speriamo ci sarà quanto più tardi possibile, ma quando succederà poi? Cioè l'acqua non ha modo di defluire da quel condotto. E perlomeno questa è la prima domanda. Poi la seconda domanda: l'acqua che arriva da tutto il paese, che arriva qua in questo pozzo, e dove poi, dicevo prima, con una ghigliottina viene deviata in queste vasche, queste prime vasche che la raccolgono e con delle pompe, con un sistema automatizzato di galleggiante, la pompano dentro alle vasche. Allora l'acqua arriva da queste parti. Le acque reflue, parliamo di fogne, parliamo di acque reflue. Arrivano attraverso queste pompe, come abbiamo detto qui, in quel primo contenitore. Noi sentiamo un rumore adesso, che cos'è questo? No, qua ogni tanto, ripeto, come le pompe vanno, i galleggianti superano il livello, mettono in moto queste pompe, una, due, qua a seconda della mole di acqua che ci si forma, e vanno nelle vasche. Ecco, sentiamo adesso. Sta per partire la pompa, si sente già non so se gli altri sentono. Fino a qualche mese fa, onestamente non ricordo precisamente, ma parliamo di oltre 7-8 mesi fa, funzionava quel macchinario, quella cece che vediamo parcheggiato là in mezzo, che serviva, penso che si riesce a sentire un po' con l'afflusso dell'acqua, no? Sì. Il rumore si sente, no? È come una cascata. Dicevo, quel macchinario serviva per pulire le acque reflue che prima di entrare nella vasca. E noi le vediamo pure qua, no? Allora, quello è l'ultimo tratto, quello è l'uscita che poi va a mare, poi vi spiego dopo. Dicevo, quel macchinario serviva a pulire, perlomeno a togliere quelle impurità che anche attraverso la pompa riescono ad arrivare qui al depuratore. Quindi la domanda è: perché questo macchinario sta quasi da 7-8 mesi fermo a terra? La seconda domanda, vorremmo essere sicuri come cittadini, perché poi tra parentesi, premette, forse non l'ho detto prima, io abito qua a 10 metri dal depuratore, qua dietro, quindi, e poi posso dire che io ci sono cresciuto qua dietro. Cioè conosco veramente tutti i problemi, tutte le problematiche di questo posto. E dicevo, anni fa, e vorrei essere preciso, effettivamente nell'amministrazione precedente a questa qua, Si fece un bando di gara per dare in gestione questi depuratori, perché prima erano gestiti solo e soltanto da dipendenti del comune, quindi dal comune. Fu fatta questa gara, fu espletata la gara, fu vinta da questa ditta che attualmente è ancora la stessa ditta che fa questa conduzione. Onestamente noi cittadini qua della zona ci eravamo illusi che una volta che questi depuratori sarebbero stati dati in gestione a una ditta privata avrebbero funzionato veramente. Ahimè, purtroppo sono state le ultime parole fatidiche. Perché a memoria mia questi depuratori che io da bambino non li ho visti mai funzionare, o perlomeno non ho visto mai funzionarli. Quindi quando era arrivata poi questa ditta pensavamo che effettivamente, perché poi all'inizio vennero in pompa magna con geologi, con tecnici, chimici, sembrava veramente una cosa positiva, una cosa seria, e quindi so che vuol darsi che effettivamente dopo tanti anni abbiamo trovato un'amministrazione, un sindaco predisposto a risolvere i problemi per lo smaltimento delle acque reflue di Monte di Procida, e in particolare qua di via Giovanni da Procida, che qua quando ci stanno alluvioni e sono successi nel passato, purtroppo sono successi parecchi incidenti, abbiamo perso macchine e allagamenti della signora giù una volta, addirittura l'acqua ci ha fatto alzare i letti a un metro da terra, cioè, quindi ed è storia. Ma ritornando al depuratore,
Vede, io lo chiamo depuratore perché visto che i nostri tecnici nell'ambiente lo chiamano depuratore, io invece me ne assumo la responsabilità, li chiamo solo una vasca di contenitore, perché l'acqua arriva in questa vasca, sta ferma, arriva a un certo livello e poi dopo fuori esce, sembra perché aumenta di livello, e dove va a finire? A mare, attraverso quella cisterna, quell'altra vasca che poi è scoperta, e quella vasca, io, e questa è un'altra domanda che faccio a chi di dovere, a chi come dentro, quella vasca, visto che adiacente c'è un'abitazione di persone cristiane, civili, che pagano, contribuenti che pagano le tasse, è possibile che quella vasca deve stare all'aperto, cioè che le acque reflue si vedono così a vista, come le vedete pure adesso con la telecamera, o perlomeno no, non tutta arriva a 800 metri, perché questa tubazione, questa condotta, strada facendo, c'ha molte falle vicino al tubo, quindi l'acqua fuoriesce prima. Ma per ipotesi diciamo che veramente va a 800 metri, ma la mia domanda è: quest'acqua che va a 800 metri va pulita come prevede la legge, o quest'acqua invece come entra nei depuratori, cioè come le pompe nella vasca, perché ripeto, io non li chiamo depuratori, come vanno nella vasca e poi fuori escono per cadute, arrivano a mare, ci arrivano in condizione che la legge lo permette di me. Io questa è la mia domanda come cittadino, visto che è successo questo patatrac di Cume che ci ha rovinati, che ci sta comportando di danni psicologici, perché adesso in ogni caso di Monte di Procida un presagio di un'estate terribile, cioè non si sa dove andare a fare un bagno. Allora la mia domanda è: visto che ci troviamo già in questa situazione così grave, e allora però, visto che antecedente questo problema di depuratore di via Giovanni da Procida lo stiamo portando avanti da anni, ma onestamente non se ne è voluto interessare mai nessuno, la domanda è questa: siamo in grado adesso, con queste nuove tecnologie che ci stanno sul mercato, di sapere queste acque effettivamente se vanno a mare in un modo corretto come lo prevede la legge? Se posso avere questa risposta è bene, se no continuiamo a campare così. Grazie. Grazie.